lui interloquisce alle domande, cerca di capire. Sì, sì. E noi ci mettiamo e facciamo ciò. Signore, buongiorno, saluti, ben trovati, siamo qui nel salone principale di Villa Fondi per questa mattinata. Villa Fiorentino, per questa intensa mattinata, Avvocato Milano, i nostri complimenti. Voi lo sapete, le nostre non sono mai intervenite nei vostri confronti perché non ci lasciate orfani nella vostra ipotesi. Avete dato spazio ad un artista locale, il che significa la vostra visione a 360 gradi viene ulteriormente confermata. Qui c'è stato Picasso, qui c'è stato Miró, qui ci sono stati una serie di artisti importanti. Adesso finalmente troviamo dei nostri concittadini, preceduti anche da Marcello Avessa, Gianfranco Capodilupo, la settimana scorsa lo abbiamo intervistato. Ci presentate questo nuovo artista, cos'è che vi ha colpito quest'arte così particolare? Diciamo che un po' mi ha colpito il titolo, perché io ero rimasto al detto cartesiano, oggi lo è così. Quindi nel momento in cui si è evoluto al digito e così, sono rimasto colpito. Poi devo dire la verità, nella mia, diciamo, scarsa comunque competenza artistica, questa elaborazione di immagini attraverso la produzione, io parlo di antologica,
conosciamo solo tramite Facebook e telefono, e lui ha fatto un saggio in questo bellissimo catalogo che io ringrazio e sono grata alla Fondazione e soprattutto nella figura di Gaetano, l'avvocato, che veramente subito ha creduto in me e mi ha dato questa grandissima opportunità. Oltretutto io ho cominciato a Sorrento 10 anni fa con la pubblicità, la Corte di San Francesco, e visto che la mia vita lavorativa è stata spesa a Sorrento, perché sono stati più di 30 anni che ho insegnato a Sorrento e volevo concludere questi miei 10 anni di arte e pubblicità qui, in penisola, perché poi piano mi ha dato tantissimo. Lo stesso di Quenza, lo stesso Castellammare, diciamo, mi hanno creduto in me e sono fortunata proprio perché anche a livello, modestamente devo dire, internazionale, ho avuto i miei successi. Quindi per al nostro pubblico di Positano News raccontiamo come si vede, si evince dal passato di donna Letizia, la professoressa Caiazzo, le emozioni di questa cosa, ma noi lo siamo ancora di più di lei, in quanto è vero che qui c'è questo racconto non solo in esposizione ma riportato anche in volume. Tra l'altro il direttore lo ha ben precisato, è una mostra che, come le altre che le hanno precedute, non avrà un pubblico se avremo la fortuna di avere un decreto. È vero, direttore, è una mostra che non avrà tutto pronto, tutto profumato e riassettato, ma cantare una canzone in un palcoscenico in cui non c'è pubblico è un poco la sciamanaccia del cuore, mentre invece loro ci hanno creduti e come un mulo, come un carramato va avanti, va dritto. Certamente la fiducia e la speranza è in un decreto che cambi un po' la cosa, già in diventare arancione ci permetterà di avere un piccolo orario. No, l'arancione non ci consente l'apertura, però quindi dal 23 la mostra sarà visibile sul nostro sito Fondazione. Io sono convinto che la signora è fortunata, noi dal 26 apriremo. La speranza non ci dica. La grande fiducia. Dicevo, siamo doppiamente emozionati nel vedere, più di lei, nel vedere la professoressa Caiazzo qua, perché nei nostri ricordi è ancora vivo, agli inizi, diciamo così, della carriera, dei pomeriggi domenicali trascorsi insieme a raccogliere quando questa arte aveva ancora un punto interrogativo e Letizia mi interpellava per sapere se era il caso di proseguire o meno. Certo, sono io che sono grato a te per essere interpellato. Mi ricordo che lui ha visto i primi lavori stampati su. Ho con la gioia e la felicità. E lui mi è venuto a casa, mi ricordo, e mi disse no, puoi proseguire. Quindi lui, come Antonino, ti ricordi quello della Fondazione Antonino, come si chiama? Antonino De Angelis e Antonino Fiorentino. Chiosso di San Francesco. E anche lui disse no, devi continuare. E ho continuato, sempre messo tutta la mia forza, tutta la mia attenzione, tutta me stessa, perché l'arte per me è un'esigenza. E attraverso quest'arte io cerco di andare in un mondo diverso. Non è una nuova idea dell'arte, ma è una nuova arte con una idea. C'è questo... Sì, anche gli strumenti, però diciamo che il nucleo, no? Il contenuto è sempre del cuore. Letizia, perché questo quadro funziona nella cortina a casa? Perché questa è una grande, diciamo, mia modella, nonché è anche un artista, ed è la moglie del critico, che io ho preso già a modello negli anni passati. Infatti sono diverse le opere che io, che si è permesso di poterla, diciamo, dipingere, e quindi per me è stato, perché tiene un profilo, e infatti l'abbiamo nominato Nea Greca. E sono molto, molto soddisfatto. Oltretutto questa è una tecnica nuova che ho sperimentato proprio quest'anno, che si differenzia un po', perché io, come dicevo, c'è questo aspetto mosaico, c'è questo aspetto movimento. Questo aspetto di movimento,
corsa, voglio sempre sperimentare, non mi fermo mai alle cose già fatte. Quindi io sperimento, vado avanti, nel bene e nel male, alcune cose posso piacere. Bene, avviciniamoci a Alda, vedete che come mi piace tantissimo, ho anche queste... Sì, Alda nel mio, diciamo, è un po' la portavoce con tutte le sofferenze della donna. In genere. L'immancabile sigaretta della mano, al di là della costruzione del quadro, qui c'è un gioco di colori, questo rosso scelto, l'impronta della sua collana di pelle, della sigaretta tra le mani, questo sguardo penetrante, questa. Infatti, voglio dire, questo fa parte del periodo rosso, e ho immortalato ancora di più perché ci sono immortali, la Marini, Anna Bagnani, e poi ho fatto una serie anche, diciamo, di amore, perché ci sono delle sovrapposizioni del mio quadro. Là per là, guardando il quadro che è stato diffuso, che è intitolato Amore, tu vedi la macchia bianca, però sono due volti, un uomo e una donna, che stanno lì per baciarsi. Sì. Quindi è un amore che va oltre la realtà, ma in quell'oltre che ci dovrebbe sempre avvolgere in un'umanità, come dire, di solidarietà, di sostegno, perché l'amore fra due persone, maschio e donna, dovrebbe essere proprio questo supporto, questo appoggiarsi l'uno con l'altro e andare avanti. Letizia, tornando ancora alle note biografiche, gli ultimi anni, 5-6 anni, ci siamo sempre incontrati. Di sfuggita. A parte di sfuggita, a Lombardi, a Conca Parte, con altri artisti che tu e un'altra gentile signora avete messo su questa manifestazione e avete convocato. E vi faccio riferimento a Anna Bartoli, che ci ha lasciato qualche anno fa, è stata una tua compagna. Non voglio suscitare in te lacrime, però voglio raccontare questa osmosi di arte tra te e lei. Lei con lo scrivere, tu col dipingere, avete messo su insieme dei volumi, vi siete dedicati. Adesso c'è stato un periodo di buio di cui io lo avevo letto come un digerire, come elaborare la scomparsa di questa tua amica collaboratrice. Lei si avvaleva delle tue competenze e tu delle sue. È stata una grande amica che avete prodotto dei grandi eventi in giro per la penisola, almeno quelli che riuscivamo a seguire. Mi ha sempre seguito in tutte le mie manifestazioni, mi ha sempre supportata e devo anche questa manifestazione che si allega, non voglio commemorare. Però devo dire che questo catalogo l'ho dedicato anche a un'altra persona grandissima che si scomparsa e che ha sempre creduto in me, mio marito. E voglio che tu mi legga questo, perché la verità, questa e questo. A Flavio, mio marito, dovunque io sono, tu sei. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ed è così, sia mio marito che Anna e tutte le persone, purtroppo, che questo anno particolare con questa pandemia sono andate via, forse loro no, non sono andate più con la pandemia, ma sono andate più lo stesso, sono comunque qua vicino a me. Anche in Belis Flavio e il signor marito era seduto dietro sul divano, dietro alla sua postazione di computer, che comunque vedeva, comunque diceva le sue opinioni, ma sempre, perché io avevo 15 anni. E mio marito mi ha detto i disegni che ha portato dall'artista D'Angelo di Castellammare di Stabia e li portò a vedere, ha sempre creduto in me. All'inizio, quando ho cominciato l'arte digitale, diceva: no, tu devi dipingere, non devi andare a contenuto, tu fai delle cose belle, continua così, mi ha sempre creduto. Però poi dopo, quando ha visto i risultati, mi ha sempre appoggiata, incoraggiata, sostenuta e io sono grata. Letizia, ci racconti invece nel tuo girovagare in Italia l'incontro con altri artisti che hanno utilizzato la stessa tua tecnica, sì, di enorme lavoro a computer. Non sono moltissimi,
ma è una corrente che sta crescendo, sì, quotidianamente. E diciamo che soprattutto all'estero, da anni che ha un grandissimo riconoscimento. Spagnoli. Noi abbiamo fatto una mostra a Francavilla, proprio solo artisti di arte digitale. Io li ho pescati un po' da tutta Italia e anche dall'estero. Sono venuti due artisti francesi e ci sta questa artista che adesso io sto molto frequentando, che è bravissima spesso, che è di Francavilla, e ci scambiamo curiosità, esperienze, e questa artista si chiama, aspetta che mi ricordo il nome, aspetta che io faccio confusione. È importante lo scambio. Maria Stella Porce, lo faccio, mi ricordo sempre perché poi le conosco, però quando dirò il nome esatto. Bellissima. Siamo in questa sala, ma ci sono anche sopra, quindi ci accompagni in questa piccola visita. Cosa impegnate anche a capire? Bene, Giulia. Tutte le guerre, la prima guerra mondiale, i moti, la seconda guerra mondiale,
che si possono vedere, vedi, intravedere nelle piccole divise, nelle divise dei vari, vedi? Fantastico. Vedi, sono delle sovrapposizioni, però sì, hanno sì. un significato sì. particolare. Sì, trasporti, è il colore. Che non ce lo dobbiamo scordare mai. Certo. Poi ci sta pure la cosa di, vedi, delle donne famose. La connessione. E questi sono i nostri. Fantastici, fantastici questi effetti. Questa è la maschera di Totò e qui ho partecipato alla mostra su Totò. E quindi Totò Massimo Troisi fa. Mi viene da chiederti, Letizia, quanto tempo ci va su di maschera? È arricchita con una serie di ritratti del ritratto principale, quindi Totò con i suoi discepoli, con coloro i quali... I film più famosi in Totò, infatti. Con Fabrizio, con il Lito. Per me questa è una maschera che ho fatto un grosso reale, che ha fatto poi Massimo Troisi, nella sua delicatezza e nella sua tenerezza. Questi sono gli ultimi. Paesaggi. La ritrattistica sì, è un grande argomento del tuo da fare, però i paesaggi sono spettacolari. Sì, sì. No, o perché ti no, sei no, questi paragoni sono anche soltanto. Perché è sempre questo senso di libertà. Certo, la ricerca. La ricerca. Cioè alla fine sono diciamo anche forse stili diversi. Siamo onorati, Letizia. Ecco, il quadro là è la copertina del mio primo catalogo per 2011, vedi? 2011-2021. Ah, 10 anni di arte digitale. Bellissimo. E questo Digitego Zoom è il titolo che ha dato proprio il critico Nucciola, che mi segue da sempre. Provenzale, no? Sì, sembra un po' impressionista.
sperimentato e mi piace molto, quello del Lincoln. Il punto di partenza era già di per sé una pittura, no, o era un panorama? Questi sono, diciamo, anche un lavoro di una di queste. Questa specie di portoncino, così mi piaceva questo scorcio e poi ho fatto di casa con sì, questi di casa. Stoffa floreale. Sì, vedi, te lo ricordi bene. E questa è la luce, la speranza di andare oltre. E poi ci sono la cosa bella di questa ricada, questo che voglio dire, perché poi mi siamo avvicinati con te. Ma comunque ci dico già tu vuoi sempre più il nostro hobby è quello che tu volerai sempre più in alto. Però vengo anche adesso un piccolo ritorno. Poi
ci sta qua una specie di scala che il signore di là, che poi è un ingegnere bravissimo, mi ha posizionato in questa forma di croce, perché io l'ho posizionato con le strenghe, che bisogna salire la scala, lo Spirito Santo assiste, sì. E alla fine trovi la pace, il colore, la gioia. Quindi possiamo dire che hai già conquistato un posto nella storia con questa maschellina, sì. Dalle Sama, dice. Sì. Tra l'altro non so, Antonino Bello è un prete particolare. Sì, ma sai, la storia di identificazione. Adesso ci andrà con il 25 il vescovo di il nuovo vescovo di Napoli a celebrare la messa di Napoli. E il padre andrà a pregare sulla tomba di Don Antonio. È spettacolare questa persona. Come intende la vita, è povero come San Francesco, è quello il suo studio di vita. E poi la luce ci deve illuminare e andare avanti. Noi gli auguriamo tanto, tanto pubblico. Perché già questa ripresa che poi. Farò un libro, cioè farò un altro catalogo che mi seguirà il primo critico che ha fatto il primo catalogo, Leo Strozzini, mi sembra che io tengo parecchi critici amici, uno più meglio dell'altro, devo dire la verità, che mi stimano tantissimo, e anche con Leo Strozzini ho fatto un libro di poesie insieme con lui, che poi mi farò vedere, direi che lo appena possibile, faremo un piccolo incontro. Certo. Vi devo dare anche delle cose. E questi sono pure particolari perché sono stampati su dei fogli trasparenti. Questi su carta di riso e questo è un foglio trasparente. E questa poi fa parte degli ultimi lavori miei, aspettando questa genova. Aspettando applausi, questo aspettando applausi e quello vabbè, è sospesa nel tempo. Mentre questo è tanto costretto a prendere uno dei miei vecchi quadri, che poi si avvicina bene il quadro di colori. Bellissimo. Bellissimo. E penso che avete potuto bene tutto qua, sì. Cose non mi hanno abbigliato. Siamo a 35 minuti. Ma voto da appunto i pezzi da un buon, i pezzi da un po'. Io sono. Vai. Grazie di questo omaggio, donna Letizia, il nostro in bocca al lupo. E che possiate volare sempre più in alto. La mostra è bellissima, ti auguriamo tanto pubblico, siamo fiduciosi e speranzosi in questa modifica del mese di maggio del DGPM che ci porterà ad una conoscenza. Intanto incomincia ad accettare il nostro supporto divulgativo che diffonderemo tra i lettori di Positano News e le signore del Lutti. Io vi ringrazio. Alla prossima. Grazie.